Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Giochiamo contro Samir Tal 1987, un giocatore italiano con quasi 2300 punti. Quindi un ottimo giocatore. Che gioca a cavallo F3. Quindi giochiamo per esempio, ok, giochiamo il dragone iperaccelerato con G6. D4, C per D4, cavallo per D4. Lui... finora è stato estremamente rapido, la cosa mi spaventa un po', quindi vabbè, facciamo cavallo F6 qua, credo che sia una mossa normale, rientrando in territori un po' più conosciuti. Questo dovrebbe essere, dovremmo essere rientrati nel dragone accelerato e basta, dopo cavallo C6, ma anche qui... La mia confusione è palese. Ok, no. Siamo nel dragone accelerato. Alfiere G7. F3. Arrocco. E qua alfiere C4 è di gran lunga la mossa più giocata. Quindi alfiere C4, D6. E qua, dopo D6, siamo ufficialmente rientrati in un dragone normalissimo. Donna D2, alfiere D7. E tanta teoria in queste varianti. Il dragone è sempre meno giocato, c'è qualcuno, c'è ogni tanto qualcuno che prova a rispolverare anche ad alto livello, ma purtroppo al computer, il computer è abbastanza convincente qua col bianco. Qua di norma si gioca alfiere B3, l'idea è giocare al rocco lungo e iniziare a sparare i pedoni da questa parte. G4 subito è una possibilità. Ho qualche ricordo che questa è una mossa comunque giocata, anche se non deve essere la più ambiziosa. Va bene, bando alle ciance. Cosa facciamo qua? Non ne ho idea. G5 non credo che sia una minaccia troppo rilevante. Andrei sempre di qui. Cavallo E5, forse l'idea è tornare addirittura con l'alfiere in E2. Ma, facciamo cavallo E5, vediamo se ha intenzione di giocare, di rientrare un po' in una sorta di variante principale con G4. Alfiere B3. Esatto. Vabbè, che vi devo dire? Facciamo un'altra mossa normale, torre C8, una mossa tipica del dragone, con cavallo C4 il bianco sarebbe più o meno costretto a cedere la coppia degli alfieri, non che sia... particolarmente rilevante, ma cambiare un pezzo qua dovrebbe essere un buon obiettivo per il nero. Ok, G5. Questo, ok, è un approccio un po' più posizionale rispetto al classico attacco con H4, H5 e assalto diretto sul re. Semplicemente lui mi sta dicendo, ok, dopo G5 tu dovrai spostare il cavallo in una casella... un po' non ottimale, diciamo, e ciò ti porterà degli sbatti. Va bene, facciamo cavallo H5, che dobbiamo fare? Cavallo E8 anche si può fare, ma cavallo in H5 mi tutela anche per eventuali discese del pedone H. Ok, è un cavallo un po' fuori gioco per ora, ma magari un giorno ci faremo qualcosa. Cavallo 3 e 2. E... ok. Cosa vuol fare? Cavallo G3. Madonna, quanto poco conosco questo tipo di posizioni. Vabbè. Per ora non mi sembra che le cose stiano andando male, onestamente. Possiamo fare A5, magari se provochiamo... se provochiamo A4... il suo arrocco lungo sarà meno confortevole e magari imporre al bianco di stare col re al centro mi sembra una buona cosa. Ok, quindi A4 e adesso, non so, cavallo C4 per esempio. Situazione complicata. Donna B6 mi viene in mente qua. Per qualche ragione donna B6 mi sembra furba perché il cavallo non può spostarsi e tirare scoperte perché c'è F3 sotto.
Però è anche vero che donna B6 è un po'... Cosa voglio fare con questa donna in B6? Su cavallo G3 voglio avere magari dei sacrifici di donna, per semplificare. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Dai, giochiamo donna B6. Su F4 c'è sempre cavallo G4. Intanto che c'è cavallo G4 io sono tranquillo, perché... Cavallo G4, attacco l'alfiere. Questo è un alfiere fondamentale per tenere una marea di case del bianco importanti. Se mi cambiasse questo alfiere per un cavallo, penso che il nero starebbe molto, molto bene. Quindi facciamo donna B6, una mossa un po' rischiosa. Ah, addirittura arrocco lungo. Ok, questa mi era proprio passata di mente. Dopo arrocco lungo... la situazione cambia perché non ho più i trucchi qua, quindi adesso spostare il cavallo è possibile. Può andare lui ad attaccarmi il mio alfiere, però cavallo C4 adesso sembra tosta. Il ruolo del cavallo in E5 si è un po' esaurito e cavallo C4 è forte perché adesso alfiere per C4 è caldamente invitata, altrimenti veramente mi mangio quello. E dopo torre per C4 il cavallo è inchiodato in un'altra, per un altro motivo. Quindi gli unici salti veri che può fare sono cavallo B5 e cavallo B3, che comunque mi sembrano gestibili. Cavallo B5 forse addirittura posso giocare torre per A4 minacciando matto in A1. E ok, sembra devastante torre per A4. Quindi cavallo B3 può giocare... Ah no, impresa, perfetto. Non ho neanche visto che cavallo B3 segue donna per B3 e la partita è finita. Quindi arriva B3. Ok. La situazione inizia a farsi interessante perché lui si sta creando comunque delle debolezze. E il mio attacco sul lato di donna inizia a prendere un po' di forma con questo alfiere. E già considerare mosse come torre per A4 è piacevole, sicuramente. Quindi, vediamo, tipo donna C5, mettiamo che mangia la torre, donna A3, qua non c'è niente, vero? Sì. Diciamo di sì. Su mosse come torre C8, forse a quel punto mi arriva cavallo B5, sgradevole, devo dire. Ok, quindi anche lui ha il suo setup difensivo pronto. Vabbè, ma qua non dobbiamo aver paura. Non dobbiamo aver paura di niente. Giochiamo torre C5. Torre C5 proprio si mette sotto questa infilata. E ok, però è anche vero che... Ok, mettiamo che lui giochi cavallo B5, a quel punto... Lui, in cambio della mia torre, deve darmi il suo preziosissimo alfiere delle case scure. Quindi, e anche un pedone. Quindi il mio sacrificio, secondo me, è ottimo qua. Faccio senza paura alfiere per B5 e sono sicuro di avere controgioco. Ma addirittura qua la vinco subito perché mangio di donna e minaccio matto in due. Quindi ora la posizione del nero è completamente vinta, credo. Semplicemente non mi può mangiare questo alfiere perché c'è matto sfruttando la debolezza delle case scure. Questo è un successo nell'apertura del dragone, secondo me. Un attacco di questo tipo. Donna per C5, ora non so cosa possa fare il bianco. Anche su Re B1 penso che... vada incontro a disastri. Re B1 posso anche mangiare in E2. Donna per E2. Donna C3. Re C1 obbligata. Cavallo F4. Adesso arriva. No. Non si può resistere qua. All'attacco del nero. No, ci può stare anche abbandonare qui. Però ok, si lotta. Cavallo D4. Cavallo D4, ora semplicemente spostando l'alfiere, credo che avrei posizione vinta. Ma qua possiamo anche un po' divertirci, credo. Per esempio, cavallo F4.
è interessante. Però può giocare cavallo per b5. Cavallo per b5 e tiene la casa a 3. Va bene, che te devo dire? Posso fare? No. Posso fare molto. Vabbè, male che va, sposto l'alfiere, ho comunque due alfieri in cambio della torre. Quindi è questo che mi dà la garanzia di stare molto meglio qui. Vabbè, possiamo prendercela con calma e giocare alfiere d7. E poi con calma giocare torre c8, b5. E l'attacco crescerà da solo, senza grossi sforzi. Re b1, b5. Così. Mi tengo la possibilità, nel caso la colonna b si aprisse, di metterla di qua, la torre. Tu a per b5, magari aprire addirittura anche con a4 e magari metterla in a8. Sacco di possibilità, ma qui è un po'... è un po' già finita la partita, secondo me. A4. Apriamo tutto. Apriamo la scatoletta. Al costo di un paio di pedoni, le colonne si aprono e il suo re non può resistere. L'alfiere delle case scure è pazzesco qui. Anche cavallo f4 è interessante, con l'idea su donna per f4 di mangiare qui e far agire ancora questo alfiere. Donna c4 qua sembra molto forte, perché il bianco non può mai proporre il cambio delle donne, non può mai semplificare, perché ha sempre problemi. Sempre problemi. B4 debole, D4. Adesso arriverà anche alfiere e6 forse. Anche il pedone A diventa interessante. Ok, ora forse abbiamo capito dove andrà messa la torre. Secondo me in B8 è la casella più efficace. In A8 adesso... non so, è una... servirebbe soltanto per creare delle minacce con questo pedone, ma... teniamoci flessibile, teniamola qua e cerchiamo di fare più mosse utili possibili. Prima di decidere dove andare con questa torre. Per esempio, ok, possiamo avanzare ulteriormente e fare A3. Vediamo, A3, torre E3. A2, re A1. Cavallo f4, anche alfiere 6. Ok, ho un'idea. A3 e su torre 3. Forse avremo bisogno della torre in A8, effettivamente. Vediamo. Questa è l'unica mossa che mi viene in mente che abbia senso dopo torre 1, no? Andare a cercare di aggiungere un difensore come la torre, che non stava facendo niente in H1. Quindi torre 3 e A2, re A1 sostanzialmente obbligata, e a quel punto possono essere anche delle idee originali. Vabbè, ma prendiamocela con calma ancora. Perché non questa? Perché non torre A8? Su donna C3. Ok, donna c3 inizia a rompere le scatole, effettivamente. Il punto è che vorrei dare matto qua, non voglio semplificare e giocarmi il finale, quindi giochiamo così, torre c8, giusto per impedire donna c3, che mi sta un po' sulle balle. Adesso magari minaccio donna per c2, sfruttando questa inchiodatura. Quindi arriva C3. Vabbè, coinvolgiamo più pezzi. Abbiamo bisogno di più pezzi. Cavallo F4. Arrivano tutti. Cavallo F4. Adesso 1 minuto e 20. Effettivamente lui è riuscito a difendersi in maniera abbastanza tosta. Donna per A2. Niente, non siamo riusciti a creare niente. Sono proprio... un attaccante finito. Va bene, che dobbiamo fare? Alfiere per B5,
Se vuoi cambiarci le donne, ci cambierà le donne. Il finale è comunque senza speranze, secondo me, per il bianco. Due alfieri sono nettamente più forti di una torre. Soprattutto in queste posizioni in cui non è chiaro, non ci sono tante colonne disponibili, gli ingressi in settima eventualmente non sono particolarmente fastidiosi. Nel frattempo gli alfieri comunque agiscono molto bene. Anzi, sembra che la mia torre sia l'unica pronta veramente a, ad andare a entrare in settima. Quindi vabbè, vediamo tipo re b2... Ah, B5. Cedendo un pedone ci può stare. Vabbè, cede un pedone in cambio di eliminarmi il mio alfiere delle case scure. Ma diciamo che sono abbastanza tranquillo in questo finale, anche perché adesso proprio cavallo e alfiere in cambio della torre e basta. Questo è più debole, questi sono deboli. Cavallo è forte. Il cavallo è forte. Le ultime parole famose prima di perdere per il tempo dette. Vabbè, alfiere c6, giochiamo questa. Su h4 facciamo h6 e iniziamo a mobilitarci, a mobilitare le forze sul lato di re. Questi speriamo che più avanti cadranno. E si gioca torre b8. Torre b8 è furba. Torre b8 è furba. Perché non riesco a coordinarmi bene coi pezzi. Vabbè, mettiamo il re un po' più centrale in modo da non avere problemi. E col cavallo proveremo a manovrare un po'. Però sì, devo dire che ha resistito molto più tenacemente di quello che pensavo. Ok, comunque penso che la posizione sia persa, ma ora con 30 secondi sarà veramente tosta. Veramente, veramente tosta. Ok, questo alfiere lo devo mettere da qualche parte che non mi sia in mezzo ai piedi. Mettiamolo qua. E li mangiamo tutti. Su torre A7 facciamo sempre re F6. E adesso uno alla volta spero che cadranno tutti e il finale sarà più easy. Ok, così mi aspetto torre A4. Torre A4 posso giocare scacco e cavallo C5 e cade E4. Quindi E4 cade comunque. Siamo così. Spariamo il nostro pedone in E3 perché ne abbiamo bisogno di un pedone passato veloce. E2, cavallo G2 e 1 adesso. Ok, quindi siamo riusciti a semplificarla un po'. Ok, adesso deve tornare in A1, deve darmi la torre. E il finale è semplice, per fortuna. H5, mangiamo di G. Ok, questo lo mettiamo di qua e andiamo a mangiarci il pedone H. Va bene, va bene, va bene. Tutto è bene, quel che finisce bene. Ok. Sta. 9 secondi. Cacco, vediamo di non dare stallo. Ok. Va bene, siamo riusciti a dargli matto alla fine, come sempre un po' al photo finish. Io credo che non so bene quale sia stato il suo errore, onestamente. Andiamo a vedere al volo. Non credo di aver giocato in maniera particolarmente precisa, ma a un certo punto le sue debolezze sul lato di donna sono state veramente pesanti. Allora andiamo a vedere, G4 so che esiste, infatti il database di chess.com trova 62 partite e cavallo E5 è la mossa più giocata. Alfiere 2 è più popolare, secondo me se l'idea è mettere l'alfiere in B3 allora tanto vale farlo subito e aspettare a giocare G4.
Quindi secondo me il fiore 2 è semplicemente più coerente, non è che sia meglio. Fiore B3, torre C8, ancora qualche decina di partite. G5, ok, G5 non gli piace tanto il computer. Cavallo H5 è buona e dà già parità al nero. Cavallo E2, A5 va bene, A4 è ok. Donna B6 è interessante, ok, dà ancora quasi leggero vantaggio al nero. Donna B6 sono piacevolmente stupito che sia buona. E arrocco lungo, ok, dice semplicemente arrocco lungo è troppo rischiosa. Troppo rischiosa. C'è già della tattica, wow. Dice cavallo per F3. Computer, cavallo per F3? Ancora non l'ho capita. Ah, ok, su questo tema. Su questo tema che avevo mancato in partita. Ok, semplicemente su cavallo per F3, donna per B3. E il nero ha già un vantaggio pazzesco. Ok, cavallo per F3 è un tatticismo che avrei dovuto vedere. Ho giocato cavallo C4, alfiere per C4, torre per C4, B3. Torre C5, anche questa è una mossa che sono contentissimo di aver trovato. È l'unica che dà vantaggio al nero, tra l'altro. Perché su tutte le altre cavallo B5 è forte, invece qui cavallo B5 è il momento in cui vado, in cui sono sicuro che il sacrificio è buono, perché non può non esserlo. A parte che non è un sacrificio, ho scoperto dopo. No, ok, su A per B5, allora alla prossima può mangiarmi la torre, però... Computer dice torre FC8, alfiere per C5, donna per C5 e grande vantaggio del nero. Dopo questa, ok, probabilmente mi sarò perso dei modi più diretti di vincere, ma... Ok, neanche troppi, anche il motore gioca più o meno così. E dice vantaggio troppo grande. Ok, quindi il bianco si è difeso, ma semplicemente si è difeso bene da una posizione troppo brutta. Qua mi sono anche perso cavallo di 3. Ridicolo. Va bene. Allora, ci vediamo domani con un altro video. Noi ci salutiamo. Questo è un buon dragone, credo. Penso di aver giocato abbastanza bene. E, salutiamo tutti. Iscrivetevi al canale. Vi ricordo sempre che è una cosa che... A noi fa piacere e dovreste farlo tutti. E io scappo che devo prendere un treno. Ciao a tutti ragazzi.